Nome e cognome. Sono Shudu Yolanda Reis. Età e segno zodiacale. Allora, 27, Scorpione. Come mai hai voluto partecipare a questo film? Allora, in realtà ho fatto sempre delle comparse, più che altro nei miei, diciamo, film, un po' alla Stelly. Però stavolta, siccome è una storia autobiografica e mi appartiene, diciamo spunto dalla Iole del passato, quella che ha fondato il CDA, il Club delle Amicizie, io insieme a mio fratello, e quindi voglio mettermi questa volta alla prova sia come regista, ma appunto soprattutto come attrice proprio a lungo termine, cioè proprio a dialogo e tutto quanto. Vediamo un po' se ci riesco. Altre esperienze nel mondo del cinema? Tante, perché appunto sono scenografo, faccio queste cose ormai da anni, quindi mettermi davanti alla telecamera per me all'inizio è stato un gioco, ormai è un'abitudine, quindi non ci faccio neanche più tanto caso all'imbarazzo, però eppure poco poco adesso mi imbarazzo, perché sono attrice ed è diverso però rispetto a stare dietro alla telecamera, quindi io sono abituata a recitare, a fare, perché comunque c'è il canale YouTube, a parlare, ormai sono brava, però voglio vedere un po' che succede. Quindi insomma, tanti anni di esperienza, 14 anni sono che faccio queste cose. Racconta un po' il tuo personaggio. Il mio personaggio parla dalla Iole presente, quindi in realtà quelle che sono oggi, un po' come se vloggerei, tra virgolette, in questo film. Però comunque devo far caso alla Iole del passato, quindi... quindi è diciamo, la fondatrice di questo CDA, che un giorno d'estate, annoiandomi, forse avevo 12 anni, presi delle tegole, dei muratori, perché c'era casa mia in campagna, la stavano costruendo, non era quasi finita. Ho detto perché non mi metto sotto così a rilassarmi un po' all'ombra, ho formato 4 tegole, così a caso, e al centro ci ho messo un tavolino sempre di... E io ho detto, ma chissà, però sarebbe bello formare un club qua sotto, sotto l'albero, no? A fare le cose in estate. Poi ovviamente c'era mio fratello con me, mia cugina che veniva sempre, e il vicino di casa Paolo che veniva H24 sempre da noi. E quindi da lì noi ci siamo sempre ritrovati, tutti i pomeriggi alle 3, col caldo in agosto, quando ero la buttata in campagna 2-3 mesi. E quindi io organizzavo concorsi, esplorazioni, storie inventate, che a un certo punto queste storie inventate, che le inventavo io, ci credevo anche io. Cioè a un certo punto il bello che... Ogni... I miei sogni, spero di concludere il corso OSS, poter fare... Cosa trasmette questo film? Allora, questo film trasmette l'amicizia tra i membri del club, la fiducia tra di loro e soprattutto trasmetteva all'epoca, ovviamente, un mondo segreto. Il CDA era un mondo segreto dove tu potevi stare al sicuro, che tutti tra di noi ci proteggiavamo, avevamo anche la borsetta del pronto soccorso, se qualcuno si sbucciava le ginocchia, o alla cassetta degli attrezzi per le bici, c'era l'ora della merendina, io portavo acqua e mangiare per tutti. CDA era questo, era fratellanza, era famiglia. E questo mi rimarrà nel cuore sempre. E spero che questo si trasmetterà anche nel film, quindi per poi. Fai un saluto? Voglio salutare tutti quelli che parteciperanno a questo film, che si divertiranno insieme a me. Magari per alcuni sarà l'ultimo, l'ultima volta, la prima volta. Però comunque sia, dovete sempre continuare a credere in voi stessi. Qualsiasi obiettivo voi avete. E ricordarvi. Ciao a tutti.
tutto, io guardo gli occhiali. Importante.